credo che nessun altro nucleo, gruppo tematico e concettuale come quello del ponte, degli attraversamenti e dei confini contenga tantissime domande anche molto pressanti, sfide che ci vengono poste e alle quali non c'è una risposta una volta per tutte, ma sfide che ci vengono poste non nei decenni, ma giorno per giorno, questo nucleo tematico ponte, confini e attraversamenti. E per questo, e d'altra parte questo tema dei confini, che non è più un tema diciamo che si affronta guardando le piantine delle nazioni, le frontiere, i confini sono qualcosa di molto più concettuale, sono confini religiosi, sono confini linguistici, sono confini culturali. C'è qualcuno che sul confine, sulla religione ha ricostruito una nazione intera, come la Turchia, in opposizione alla laicità delle primavere arabe. E quindi questo tema è veramente una cosa non solo affascinante, ma molto importante, che attraversa oltretutto la riflessione della nostra città, la ricerca dei suoi itinerari presenti, di quelli futuri, il rapporto con il suo passato. Perché la nostra città, ed è questa una delle ragioni per cui questo Festival del Mondo Antico non è più una questione, non è più un qualcosa di estraneo, di nicchia e più marginale o anomalo rispetto ad una città che va da un'altra parte. No, il Festival del Mondo Antico negli anni si è conquistato una sua centralità anche rispetto alla riflessione e alle riflessioni che la città sta facendo sul suo futuro, collegandosi con le pietre miliari del suo passato, con quella sua fondazione nel 268 avanti Cristo, poi il 300 riminese, il 400 di Malatesta, quel 1843 che segna il passaggio di Rimini nella modernità, con il primo stabilimento dei bagni e la prima pietra del teatro storico della nostra città, poi i bombardamenti del 43-44 con una specie di resettamento della storia precedente. Rimini va in una direzione della prosperità e della ricchezza senza tenere troppo in considerazione i limiti ambientali, più di quanto questi limiti potessero sopportare. Poi arrivano gli anni 80 in cui la nostra città, il nostro territorio riflette i momenti in cui diventa anche il capofila di tendenze, di mode in ogni parte d'Italia, riflette sul suo futuro e adesso siamo alla contemporaneità. Ecco, Rimini, insieme alle riflessioni del Festival del Mondo Antico, riflette sulla sua identità e sul suo futuro anche collegandosi con i ponti delle sue diverse stratificazioni storici. In questo c'è una centralità importante del Festival del Mondo Antico.